Nome? Andrea Caridi. Allora Andrea, che cosa avete proposto voi oggi in questo incontro sulle startup a Expo? Ho presentato Smart Rainfall System, che è un sistema innovativo per il monitoraggio e la localizzazione in tempo reale delle piogge. Come e con che strumento? Noi analizziamo il segnale satellitare ricevuto dalle antenne paraboliche, quelle che abbiamo sulle case di tutti quanti, e grazie all'analisi appunto della distorsione che questo segnale ha dovuta alle piogge, riusciamo a dire in maniera estremamente fitta, localizzata e appunto in tempo reale quanto sta piovendo. Voi avete già fatto una serie di test per quello che concerne soprattutto la pioggia, che tipo di risultati avete ottenuto? Allora, noi abbiamo delle sperimentazioni attive dal 2012 su Genova, su Firenze, adesso stiamo andando su Roma, sul Savonese, comunque in generale stiamo allargandoci in zone adiacenti a quelle già, da quelle già infrastrutturate. Abbiamo avuto dei dati di confronto con strumentazioni più tradizionali, in particolare con i pluviometri, e abbiamo avuto assolutamente dei risultati molto confortanti. Quello che appunto stiamo facendo adesso è cercare di infittire le reti di monitoraggio che abbiamo per andare a fornire delle mappe pluviometriche estremamente fitte, localizzate, che permettano proprio, come dicevo prima, in tempo reale di capire dove sta piovendo, cioè su quale bacino idrografico in maniera specifica, su un torrente piuttosto che sull'altro. Stante l'importanza della cosa che avete creato, del prodotto che avete creato, quanto costa? È un sistema che rimane estremamente low cost, si basa appunto su infrastrutture già esistenti, quindi sulle, appunto, dicevo, sui satelliti, sulla televisione satellitare, e noi trasmettiamo i dati utilizzando internet, le reti 3G, 4G e quant'altro. Per quanto riguarda proprio il costo e hardware, rimane veramente basso, in quanto le antenne costano qualche decina di euro. Il nostro sensore non è un sensore costosissimo, è comunque un materiale di consumo, è un sensore comunque elettronico che può avere appunto un costo paragonabile a quello del materiale di elettronica di consumo. Quello che noi stiamo cercando di fare è quello proprio di sviluppare un servizio di supporto alla decisione che supporti appunto chi deve sapere come intervenire in caso di un evento piovoso estremo, che vada ad avere un costo annuale, quindi a canone da servizio, estremamente basso, per permettere anche soprattutto ai piccoli comuni che non sono in grado fino ad oggi di monitorare il proprio territorio, di appunto introdurre un nuovo servizio che gli permetta di, diciamo, dormire più serenamente la prossima volta che avranno dei forti temporali. Anche a voi in bocca al lupo.